prima, e per questo si erano appunto tutti meritati delle medaglie che in certi casi davano anche diritto ad una piccola pensione. Questo numero di decorati ha destato a noi stessi una certa meraviglia, come siamo stati anche molto sorpresi di vedere che una buona quantità di queste decorazioni erano state guadagnate dai nostri combattenti tirolesi trentini sul fronte italiano, smentendo così quanto finora si affermava da parte italiana che sul fronte sud, fronte italiano, i nostri combattenti trentini non avevano operato, salvo qualche eccezione. Questo probabilmente era dettato dal fatto che si voleva nascondere il più possibile che certa gente aveva sparato sui propri conterranei. La conquista da parte italiana del Tirolo subalpino ha portato quindi sia all'annullamento di queste pensioni, sia ad un avvio di quella triste operazione di negazione della memoria che tristemente ha confinato tutti i monumenti e le lapidi dei nostri caduti unicamente nei cimiteri e possibilmente non troppo in vista con iscrizioni che suonavano più a beffa che a ricordo. Parimenti questa operazione portata avanti non tanto dal regime fascista quanto dai componenti della Legione Trentina induceva tutti i nostri decorati a nascondere le loro medaglie rinunciando così ad ogni compenso o pensione a cui queste davano diritto. A causa questo ci troviamo a distanza di quasi 100 anni a lavorare su materiale vergognosamente ancora sconosciuto, ma devo affermare che questo ci dà ancora maggior stimolo nel nostro lavoro di ricerca, che continuerà finché ci sarà bisogno, nella speranza di riuscire a dare onore e verità a chi finora non l'ha avuto.